Allora, io ero presente in quella seduta di commissione show organizzata dall'attuale minoranza di governo del PD e soci, e in cui abbiamo avuto sostanzialmente come guest star l'assessore Maran, che giustamente ha costruito molto del suo successo elettorale, soprattutto nel 2011, sulla questione che riguardava la realizzazione dei box sotterranei. E anche in quell'occasione ho ricordato che, nonostante reputassi e reputo adesso positivo investire 2 milioni e 150 mila euro circa, che è quella cifra che è stata detta quella serata, sì, così è casata, ma anche lei che non so se lo sapeva, ecco, però magari Ho sentito anche il suo intervento che era molto favorevole. Infatti, adesso le spiego perché sono favorevole e ripeto quello che ho detto in commissione davanti ai cittadini, quei pochi cittadini, credo circa una quarantina di cittadini presenti, che sono d'accordo sull'intervento perché comunque va a migliorare e a rendere più regolare e sicura un'area. Si spendono 2 milioni e 150 mila euro. Ho semplicemente ricordato che siamo in ritardo di 7 anni, perché se nel 2011 l'assessore Maran, come anche altri, non avessero per ragioni di carattere elettoralistico deciso di dichiarare nefasto per il quartiere il progetto di realizzazione di box sotterranei che comportavano una realizzazione e una riqualificazione superficiale a costo zero per il comune, perché fatta con gli oneri dell'intervento dei privati, avremmo forse risparmiato, sicuramente risparmiato 7 anni, avremmo risparmiato 2 milioni di euro. Però probabilmente l'assessore Maran avrebbe preso meno voti. Si è arrivati dopo, si è fatta questa cosa, per carità, meglio farla che non farla, però è stata dipinta come un intervento magnifico, come una trovata geniale, quando, ripeto, sono passati 7 anni e si fa pagando soldi dei cittadini. Io questo ho ricordato. Guardate, cari cittadini, che questa cosa la pagate voi, quando si sarebbe potuta fare gratis già 7 anni prima. E avremo anche risolto il problema della sosta in quell'area, perché adesso l'assessore Maran, in questa occasione, ha dichiarato che si perderanno circa, ha detto, 16 posti regolari più tutti i cosiddetti posti tollerati irregolari. In grosso modo si perderanno quindi circa un 70-80 posti auto, se non di più, in una zona dove già mancano. Spiegherete voi ai cittadini, agli avventori dei locali, dove ritrovare questi posti. Io una proposta l'ho fatta, che è quella di cercare di recuperare sosta con la lisca di pesce, anche dove non si è riuscito finora, anche spendendo soldi in più per mettere a posto i marciapiedi e fare questa sosta. L'assessore Maran, che a parole si era detto all'inizio molto aperto a condividere questo progetto per eventuali suggerimenti e modifiche, alla fine ha detto: abbiamo già fatto le ricerche con gli uffici tecnici, non si riesce a trovare nessun altro posto. E aperto a grandi cambiamenti, quando un cittadino di quelli che conoscete, perché tra l'altro ha un'associazione che ha preso anche i fondi qua dal Consiglio per la realizzazione dei famosi famigerati video sulla storia del Municipio 3, è intervenuto un po' sommessamente proponendo una grande modifica. Mi raccomando, ha detto, non mettete le panchine senza gli schienali, ricordate di mettere le panchine con gli schienali. Quindi questa è l'assessore Maran, ha detto su questo si può dialogare, su questo si può discutere. Questo è il grande progetto aperto che è stato portato. Si può decidere se le panchine devono avere lo schienale o meno. Tutto il resto l'avete deciso forse voi con lui, o come penso io, lui e poi voi, vi siete adeguati. E ripeto, ne è venuto fuori una roba senza un coinvolgimento dei cittadini, se non ovviamente i vostri amici, conoscenti, che ovviamente sono sempre di meno. E a 2 milioni e 150 mila euro, quando 7 anni prima si sarebbe potuto fare a costo zero e con 7 anni di vantaggio nel tempo. Quindi, per carità, io voterò a favore, come credo che voteranno anche sicuramente anche gli altri consiglieri della Lega, perché comunque è un miglioramento rispetto alla situazione attuale che si è prorogata nel tempo. E ricordo che la giunta Pisapia ha buttato via anche 1 milione e 200 mila euro per revocare 4 parcheggi già decisi, già deliberati, tra cui questo. Quindi sommiamo la quota parte, qualche centinaio di migliaia di euro buttati via dei soldi degli italiani, dei milanesi, più i 2 milioni che vengono spesi adesso, che poi, prima potevano essere gratis, più tutto il tempo di ritardo, e ditemi un po' voi se questa è una cosa di cui vantarsi. Io non credo. Grazie.